E buongiorno mondo, giorno 2 delle nostre ferie estive dal parcheggio che ha accolto noi e il Puffo Bullone per questa notte ad Arezzo. Siamo proprio vicino all'ingresso di un parco dove infatti arrivano un po' di macchine perché portano i cani a passeggiare, vanno a correre, fanno cose, quindi ne abbiamo già fatto colazione. Massimo sta finendo di prepararsi e partiamo direzione Battipaglia. Non sappiamo ancora se fare solo sosta notte, dipende da che ora arriviamo, o andare proprio in città Battipaglia a farci un giretto. Vediamo che magari a Battipaglia fermarsi per prendere una mozzarellina non sarebbe neanche male. E poi si vedrà. Buona giornata. Gasolio, solitamente cerchiamo di farlo fuori dall'autostrada come stamattina ad Arezzo, ma adesso ci siamo fermati a un autogrill e abbiamo detto facciamo un rabocco, ma sono veramente dei ladri. 1,859 il diesel quando ad Arezzo costava 1,71 e a Vercelli quando siamo partiti addirittura 1,63 mi pare, poi verifichiamo. Comunque in autostrada matti completi, andiamo a prendere un caffè. Ci siamo fermati all'autogrill, ma non dovremmo neanche dirvi cosa stiamo per mangiare, ma ve lo diciamo. Burger King. Fa troppo caldo per mangiare in camper, c'è un sacco di gente fuori, c'è un sacco di gente dentro, quindi abbiamo deciso così, due menù di quelli in offerta, 4,90 euro a testa, e ci siamo tolti il pensiero. L'unica cosa, ci sono tipo 12 persone davanti a noi. Buon appetito. La porcheria. Meno male che stiamo andando in Calabria, lì mangeremo molto, molto, molto meglio. Adesso no, così questa porcheria. A te piace questa porcheria? A me no, per niente. Vabbè, a dopo. Siamo arrivati a pochi chilometri da Battipaglia, ci siamo fermati a Ponte Cagnano. Cagnano solo perché c'è quel caseificio Giuseppe Morese che ci è stato consigliato e andiamo a provarlo. Many tic-tacs later. Molto bene, abbiamo deciso per le cose facili, visto che questa è una tappa sosta solo per riposarci e ripartire domattina. Quindi, come vi abbiamo detto, le mozzarelle ce le siamo procacciate, anche un bel pezzo di pane, un po' d'acqua perché non sapevamo se avremmo trovato delle fontanelle per ricaricare le nostre borracce che abbiamo sempre con noi. Siamo in un parcheggio che alla fine è un parcheggio di un centro commerciale, lì c'è il Decathlon, ma ci siamo fermati qui solo perché lì c'è un chiosco e adesso andiamo a berci una birra e poi ci mangiamo le nostre super mozzarelle, tanto ormai è ora quasi di cena, non proprio, ma ci sta, riposiamo, domattina ripartiamo e finalmente entriamo in Calabria. E come vi dicevo, questa sera cena lusso con delle fantastiche mozzarelle di bufala di Battipaglia, pomodorini dell'orto e la Simo sempre arrabbiata perché non la faccio mai mangiare. Si mangia? Buon appetito, buon appetito. Appetito. Come sono? Buone. Non l'hai detto convinta però. Non sono buone. Non c'è entusiasmo in queste tue parole. Buono, sono caldo. Caldo, fa caldo perché siamo in estate in un camper in un parcheggio di un Decathlon. Buono. Thank you.